Sono trascorsi anni, 20 per la precisione, un tempo lunghissimo che vede ancora oggi Paterno, una frazione del comune di Vaglia, fare i conti con una ex cava di calce confiscata, dove sarebbero accumulati rifiuti come fanghi di concerie, scarti di salamoie, pneumatici, sacchi di plastica e materiale di scarto misto di demolizioni. Una discarica abusiva denominata sito orfano, per definizione uno di quei siti potenzialmente contaminati o contaminati per i quali il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o, se individuato, non provvede agli interventi di bonifica. Proteste e indagini hanno caratterizzato questo sito di proprietà di Lanciotto Ottaviani, condannato in primo grado per il reato di aver utilizzato e gestito una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi e al pagamento di una provvisionale di 152.000 euro, e della figlia, Tullia, imputata dello stesso reato e per la quale è scattata la prescrizione e la conferma al risarcimento danni a favore del comune di Vaglia, che verrà quantificato dal giudice in sede civile. Una battaglia legale che ancora non ha trovato la parola fine, ma una svolta c'è, non in sede di giudizio, ma relativa allo stanziamento dei fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per la bonifica del sito orfano verranno spesi infatti 6,4 milioni di euro su 39 totali destinati al recupero di altri siti toscani. C'è da fare tutta una serie di analisi, poi in relazione agli inquinanti che vengono e alle concentrazioni che vengono rilevate, c'è da fare tutta la procedura di bonifica. Cioè c'è un grosso lavoro di progettazione. Quando il terreno sarà bonificato, il comune di Vaglia stanzierà 253.000 euro. L'obiettivo è quello di dare una nuova vita all'ex cava, trasformandola in un parco sportivo. È un'opportunità irripetibile. Non il comune di Vaglia, ma nemmeno la regione toscana ha tante risorse economiche da poter investire. Quindi questo è un treno che non ci possiamo permettere di perdere.